Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un video in cui andiamo ad aprire insieme una nuova box dal Giappone. Abbiamo oggi la Gacha Gacha Box, una box che piace tantissimo sia a voi che a me. Muoio, prima o poi questo raffreddore mi dovrà passare. E appunto contiene i Gashapon. Cosa sono i Gashapon? Sono quelle palline che escono dalle macchinette in cui si inseriscono le monete. E appunto la Gacha Gacha ne ha ogni volta di diverse. Gatto, non mi distruggere casa, grazie. Bene, ragazzi, vediamo un po' che cosa c'è nella box di questo mese. Apriamo. Ora di gennaio. Ebbene, allora ecco qua, non guardiamo troppo, non sbirciamo troppo, perché appunto lo sapete che non voglio grandi spoiler. Allora, togliamo lo scotch. Dunque, ah, è di One Punch Man. Io One Punch Man ho guardato solo qualche puntata, poi mi ero scocciata, sinceramente. Quindi non è che io ne sappia molto. No, proprio, ma vi prego, cioè, si staccano i capelli. Adoro tantissimo. Vediamo un po' quale. Ma ho trovato proprio quella. Sì, ho trovato esattamente questa. Cioè, oh mio Dio, adoro tantissimo, ragazzi. Sì, ve la lasciamo perdere questo cutter arrugginito. Ignoriamolo. Chissà, l'avevo messo Gino, lo perdo di continuo. Ragazzi, adoro tantissimo. Il portachiavi è fatto così, con i capelli che si appoggiano, ma si possono anche togliere perché appunto Saitama si chiama, mi pare, è pelato. Ma sto adorando sta cosa, cioè si tolgono. Oh mio Dio, ragazzi, adoro tantissimo. Ma perché sono sempre così geniali anche con i gashapon semplici che dovrebbero essere solo dei personaggi? Poi vabbè, come al solito, i dettagli sono fantastici. Cioè, guardate tutte le pieghe del vestito. Madonna, cioè vabbè, troppo fatto bene. E niente, ragazzi, i capelli che si tolgono per me sono un tocco di classe fantastico, veramente. Adoro. È bellissimo, è geniale, veramente. Bene, partiamo molto bene con la solita genialità giapponese e proseguiamo. Mannaggia, sti cosi che si appiccicano dappertutto. E basta. Allora, questo corino cos'è? Sapete che cerco sempre di guardare prima. Ma what? Ma veramente? Ok, questi sono dei portatazza, chiamiamoli, che servono poi per non scottarsi con le bevande calde da mettere intorno alle tazze, appunto. E sono questi cosi pucciosini, troppo carini. No, vabbè, ho trovato questo che è troppo carino. Guardate che faccia, tipo che sta, non so, dormendo, ha gli occhi chiusi, è troppo carino. Non conosco questi due personaggi, strano, di solito li conosco più o meno tutti, quelli pucciosi. Ma che carino! Allora, è per tazze molto piccole, secondo me. Insomma, più che altro mi sembra molto fragile, del tipo che dopo 2 volte si rompe. Speriamo di no, però oddio, io non uso mai tazze tipo queste qui. Le tazze che uso io sono quelle con il manico, quindi non posso metterci questi cosi. Com'è morbido però, mamma mia. È quasi fatto di plaid. È troppo carino, ragazzi. Guardate quanto è pucciosa sta faccina. Non conosco il personaggio molto male. Sono poi così carini. Devo assolutamente capire chi sono. Anche perché è scritto tutto in giapponese. Quindi non saprei. Però è molto carino. Se usassi queste tazze sarebbe anche una cosa utile, in effetti. Però non è il mio caso, purtroppo. Ma proseguiamo. Che cosa abbiamo qui? Di solito non si appiccicano così tanto sti cosi. Cioè, ok, sto vedendo dall'immagine un uccello banana. Ok, allora vediamo. Ma che. Oddio, adoro! Ragazzi, guardate, è pieno di uccelli banana! Ma sono troppo buffi, oh mio Dio! Cioè, ce ne sono di tantissimi colori diversi, tantissimi tipi di uccello diversi. Perché questi sembrano pappagalli, questi boh, canarini? Non lo so. Non sono molto esperta, sinceramente. Che carino, oddio, ma è bellissimo, cioè, no vabbè, ragazzi, non so cosa dire, veramente. Comunque, cioè, ma dai, cioè, sono troppo stupide in senso buono queste cose. Ma guardate quanto è fatto bene, ci sono anche i vari dettagli della banana proprio, cioè, madonna, è fatto da Dio. Va bene, ok. È troppo buffo, ragazzi, cioè, ma lo userei troppo come portachiavi, vi giuro, e penso che lo userò, in effetti. È troppo bello. Lo sto adorando. E poi sono belli questi uccellini, pappagalli, credo, con questa crestina dietro, come qua nel disegno. Non li conosco, però non sono esperta, però boh, sembra molto carino. No, basta, ragazzi, adoro tantissimo. E quindi è uno di questi due, ma cosa cambia da uno all'altro? Sono identici.
Vabbè, suppongo che qualche differenza ci sia, io non la vedo, ma penso proprio che ci sia. Comunque, ragazzi, adoro, cioè, tipo, lo attaccherò alle chiavi della macchina o qualcosa del genere, perché è troppo carino, cioè, è geniale. Niente, anche questa è una cosa geniale, non c'è niente da fare. Cioè, non è possibile, però, davvero, ma dove le trovano i giapponesi queste idee? Datemi delle idee, anche a me, vi prego. Vabbè, va, andiamo avanti con questo gashapon gigante. Non sto guardando, non sto guardando. Oh, qualcosa di Kirby. Ma, cioè, mini tazze e mini piatti, davvero? Ma veramente? Ok, qui dentro c'era un mini piatto. Cavolo, avrei voluto la mini tazzina. Sono bellissime. Peccato, ma vabbè. Anche perché la mini tazzina, volendo, più o meno, può essere utile. Il piattino invece non so cosa farmene. Sì, utilissima sarebbe una tazzina in cui ci sta tipo un goccio di acqua. Dai, ma che carino! Vi prego, ditemi cosa potrei farci, ragazzi, con questo piattino. È troppo bello! È minuscolo, oh mio Dio! Che cute! Have a nice day! È anche troppo carino il disegno, proprio. Ma, cioè, ma bellissimo! Ma guarda, cioè, no, vabbè, questa tazzina qua l'avrei voluta, tipo, troppo, è bellissima. Ma sono carinissime, oh mio Dio! Cioè, è proprio fatta di ceramica, ragazzi, come un vero piatto, anzi, sembra più solido di uno dei miei piatti dell'IKEA, sinceramente. E niente, cioè, boh, piattino mini, ragazzi, mettiamo sul mini piattino la mini banana. Non so cosa dire, veramente, adoro tantissimo, questa box mi lascia sempre tanta soddisfazione addosso. Vabbè, apriamo quest'altro, mannaggia sto scotch che c'è dappertutto in abbondanza industriale. Cinnamon roll! Vediamo cosa ci può essere. Ma bellissimi! Ma sono tipo versione circo, una roba del genere? Che bellini! Ma sono troppo carini! Vediamo quale ho trovato. Ah, che carino, il primo! Quello vestito da prestigiatore, tipo. Eccolo qua. Ma è bellissimo, questo è piccino. No! C'è un graffio, una macchia sulla faccia, dannazione. È troppo carino. Questo ho fatto un po' meno bene degli altri. Vedete che c'è qualche dettaglio tipo sporco, il colore non è perfetto dappertutto. Ma c'è qualcosa di giallo sulla bocca, tipo. Ok. Sì, questo non è fatto troppo bene, però è troppo carino. Cioè, io avrei voluto questo, perché guardate quanto è carino. È tipo spiaccicato che dorme su una palla. È bellissimo. Adoro. È molto molto carino, però sì, questo qui è fatto un po' meno bene degli altri, purtroppo. E vabbè, peccato. Miso, cosa stai facendo? Bene, ragazzi, rimane l'ultima. Dov'hai? Mannaggia sti fogliettini. Dicevo, rimane l'ultima. Ma questa sfera è brillantinosa, adoro. Che cosa ci sarà qui? Allora, oddio. Ma cosa? No, un attimo, perché ce ne sono due? Quello sono le istruzioni. E questo, ma cos'è? Orologi? Cronometri? Non lo so, dannazione a me che non so il giapponese. Spiegami, istruzioni, spiegami. Beh sì, sembrerebbe effettivamente un orologio visto così, però appunto non so il giapponese. Sì, è un orologio, ha proprio il... Oddio, non mi viene in mente come si chiama, la fibbia dell'orologio, non lo so. Sì, beh, questo non credo che lo indosserei, sinceramente. Questo lo avrei indossato a 6 anni, probabilmente, ma adesso devo dire di no. Però, Miso, niente, a volte Miso sta buono durante i video, altre volte mi fa impazzire. Però, ma se tipo, ma lo potrei prendere da qualche parte, tipo di fianco al computer, lo aggancio da qualche parte. No, vabbè, ma il computer ce l'ha l'orologio, non ha molto senso. Non lo so, è tanto tanto carino, però non lo userei, ecco, quindi non saprei bene come usarlo. Vabbè, penso che si possa modificare l'ora. Oddio, oddio, cosa sto facendo? Ah, ok, basta, ti prego, no, ok, basta, lasciamolo stare. Comunque uno dei personaggi di Sumiko Gurashi. Oh, che carini, avrei voluto questo, il dinosauro, credo, sono troppo carini. Però sì, cosa potrei farmene, ragazzi? Datemi qualche idea, perché appunto metterlo in giro no. Però è tanto carino, non so, potrei prenderlo da qualche parte. Bene, ragazzi, quindi queste erano le genialate che c'erano questa volta nella Gacha Gacha Box. Come al solito ci sono delle cose sempre un sacco particolari, è veramente bellissimo aprire questa box. E niente, che dire, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo. Ciao!
We'll be right back.